daremo di nuovo il via alle promozioni. Quindi credo che sia per quasi 400.000 persone una buona notizia ed è una novità, perché prima non avevamo fatto i conti, non potevo dirlo, la do adesso all'aria che tira. All'aria che tira. Mi sembra che Benitari... Ah no, è che tempo, che tempo che fa? Non uguale, riesco più a... Sempre aria che tira, insomma. Che 50 anni ha vissuto sotto l'angoscia appunto della guerra fredda, che è riuscito nel 2002 a far entrare la Federazione Russa nella NATO e che crede nell'Europa come un fatto assolutamente fondamentale. Non esce il famoso nero. L'ultimo studio che ho visto dice che sono addirittura il reddito nero, il reddito sommerso, la metà del reddito emerso. Reddito emerso, PIL emerso, 1.600 euro. Reddito emerso, PIL emerso, 1.600 euro. PIL sommerso, 800.000 euro. 800.000 euro. Mettiamo che non venga fuori tutto. Io ho portato le pensioni per 1.835, per 1.835.000 pensionati a 1.000 lire. Per arrivare alla fine del mese. Penso che lei abbia ragione, ma io ho un patto d'onore con il candidato De Cuius, quindi con il candidato De Cuius, quindi solo quando lui, che ha problemi da risolvere importanti. Poi sì, ci sarà la detrazione dei carichi familiari, è giusto che una famiglia con figli paghi più tasse di un single. Siamo sicuri? È giusto che una famiglia con figli paghi più tasse di un single. Voleva dire ingiusto, non giusto. L'anno scorso sono arrivati ancora 119 milioni di migranti. Perché lei... Come? L'anno scorso sono arrivati ancora 119 milioni di migranti. Perché lei... Esagerato! Sarebbe stato un esodo di proporzioni bibliche, davvero impossibile. Italiani in condizioni di povertà assoluta, con noi 3.415 e con lui 4.598. Mi dico una parola. Risentiamo! Italiani in condizioni di povertà assoluta, con noi 3.415. Eh no, ha letto 3.415 invece di 3.415.000. Che sono nella povertà assoluta, riceveranno dallo Stato una somma che li potrà portare a raggiungere il reddito considerato di dignità, che in molti casi è appunto 12-13 mila euro al mese. Abbiamo capito bene? Il reddito considerato di dignità, che in molti casi è appunto 12-13 mila euro al mese. Probabilmente intendeva all'anno, non al mese. Gli 80 euro spariscono, per dirci, gli 80 euro di Renzi spariscono. No, su questo punto dobbiamo ancora approfondire, perché questi 80 euro non hanno avuto il risultato che si pensava avessero, perché l'aumento di posti di lavoro non è stato di posti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo o quasi solo di posti di lavoro a tempo determinato. Allora, con un tempo determinato un giovane non può guardare avanti. Non costruisce futuro.